Ragazzi, ve lo giuro, io non ce la faccio. Ogni volta che penso a questo ragazzo, non è passato un anno da quel giorno, me lo ricordo benissimo. Questo di sicuro sarà il video più difficile che abbia mai fatto, perché non mi riesce di non parlare senza piangere. Volevo fare questo video oltre perché è passato un anno e comunque mi va di ricordare chi era questo ragazzo. Voglio fare questo video anche per spiegare a chi magari non sa esattamente chi è questo ragazzo, oppure non l'ha mai visto giocare magari nella propria squadra, non l'ha mai visto diventare il capitano della propria squadra. Cioè, una persona così semplice. Ormai al giorno d'oggi i calciatori noi li vediamo come delle cose superiori, li vedi proprio tamarrissimi, con un sacco di soldi, i macchinoni da guidare, le case gigantesche, le ville. Invece a Story era un'altra cosa, era un ragazzo semplicissimo, legato ai valori del gioco di una volta, quelli che ormai non esistono più. Una persona, un uomo semplicissimo, che amava semplicemente la vita. Ogni volta che arrivava, io me la ricorderò sempre questa cosa. Ogni volta, lo raccontavano sempre i compagni di squadra, lo raccontano ancora, che ogni volta che arrivava un nuovo compagno di squadra, il primo ad andare a salutarlo e a dargli il benvenuto nella maglia, con la maglia viola in questo caso. Io ve lo posso raccontare ovviamente con questa maglia, poi di sicuro sarà stato l'uguale identico, perché alla fine i ragazzi non cambiano. Alla Roma, alla Cremonese, al Cagliari, insomma, nella primavera del Milan, alla fine era sempre il solito ragazzo di sempre. Era il primo a dare il benvenuto al nuovo arrivato, a insegnargli come funzionava, cioè una persona. È stato un dolore atroce sapere di questa cosa. Io me lo ricordo benissimo quel giorno. Tra l'altro era un giorno felice per me, tra virgolette, perché comunque ero in settimana bianca, ero a sciare, ero sulle Dolomiti, me lo ricordo benissimo. Ci si fermò con la mia famiglia a mangiare qualcosa in una di quelle baite, no, che ci sono sulla neve per mangiare qualcosa. Apro il telefono. Praticamente notizie impazzite ovunque rimbalzano, perché ovviamente essendo io praticamente su ogni sito comunque, sia di internet che in qualche gruppo di Facebook, WhatsApp, robe varie della Fiorentina, 2 milioni di messaggi su questa cosa. All'inizio mi sembrava veramente una fake news, una cosa di quelle false che ti escano fuori e magari ovviamente rimbalzano su tutti i siti, perché ovviamente uno non ne parla, magari una testata grande ne parla, che la lancio come mega fake news e quindi ne parlano tutti gli altri. Poi però ne parla uno, ne parla OneFootball, ne parla la Serie A, ne parla le testate giornalistiche del calcio anche straniero, quindi della Liga, della Bundesliga, della Premier League, ne parla la CF Fiorentina. Allora da lì si è detto: no, ragazzi, non è uno scherzo, è vero, è successo davvero. Davide Astori non c'è più. È stata, ve lo giuro, un colpo al cuore, come aver perso un amico, praticamente, un amico. Cioè, in generale, per tutti nel calcio, è stato come perdere una persona fidata. Un ragazzo semplicissimo, che aveva veramente tanto ancora da dare e stava per firmare il contratto che lo avrebbe legato a Firenze fino alla fine della sua carriera, come il capitano della Fiorentina. Ho voluto ricordare anche questo ragazzo perché non bisogna rimanere indifferenti di fronte a tragedie del genere che ti portano via alla fine un pilastro del calcio di oggi che rappresentava, secondo me, a mio avviso, uno dei pochi giocatori rimasti in questi ultimi tempi a rappresentare il calcio di ieri, non tanto il calcio di oggi, che però se n'è andato via prematuramente di una morte che ancora io oggi sinceramente non mi spiego e non mi spiegherò mai. Però ragazzi, si vede che era arrivato il suo momento, perché queste cose accadono solo, secondo me, quando è destino, quando arriva il tuo momento, qualcuno decide che il filo va tagliato e la tua vita si ferma in quel momento.
Comunque niente ragazzi, mi faceva piacere comunque anche con voi parlare di questa cosa perché io sinceramente ci tengo. Mi fece tanto dispiacere che l'anno scorso non ho fatto un video dedicato alla morte di Astori proprio perché non ce la facevo. Io tutte le volte, anche adesso come potete vedere, non ce la faccio. Ogni volta che ne parlo mi fa stare male perché poi io sono uno abbastanza emotivo, non so se si è visto in questo video, immagino di sì. Molto emotivo, che quando pensa a cose brutte o a cose belle gli viene da piangere sempre. E non riuscivo, non sarei mai riuscito a parlarne, non mi ricordo come mi sono sentito in quel momento, ma è stato uno shock praticamente, ma avrei perso un fratello. Quindi niente ragazzi, io vi do l'appuntamento al prossimo video, ma niente, soprattutto saluto Davide, comunque tu sia. Ciao capitano.